Ok, ci siamo. Allora, questo è un mezzo, diciamo, militare, composto abbastanza bene, almeno credo, almeno spero. Ma certo, Chicco. Faccelo vedere davanti, com'è. Sono dei però tutti sono ben incastrati sotto Ok. le Alle ruote. ruote. Descrivici un po' le armi, come sono. Allora. Ecco questa mano, questa la mano sinistra, la mano destra. Allora, praticamente abbiamo diciamo, il cannone principale che sarebbe questo, Che notiamo gira girato, come un cannone mitra, diciamo. classico. E qua dietro invece abbiamo i cannoni che fanno da doppia postazione. Che sono, diciamo, dei missili. Ok, ah, fammelo un po' vedere dietro com'è questo. Fagli fare qualche giro. Ok, gira. Gira, bravo. Adesso tenendolo bene, facci vedere pure sotto com'è, tenendo bene di lato, in modo che non si muove niente. Ok. Qual è la caratteristica di questo mezzo che hai fatto, Chicco? Spiegalo agli amici di YouTube. La caratteristica di questo mezzo è che si trasforma. Ok, allora, il prossimo passo sarà la trasformazione. Chicco, se te la senti, pure No. comincia a descriverci i vari passi. I vari passi sono cominciando dalle mani che si piegano in questo modo. Ah, vediamo un po' il meccanismo, per esempio sui gomiti, che mi piaceva molto il meccanismo che ti sei Abbiamo inventato. questi pezzi qui che si possono, speriamo, intravedere bene. Aspetta, facci vedere il gomito. Gira la parte mia. Fagli vedere il gomito come si incastra. Guarda che bellezza. Il gomito si può incastrare dentro questo apposito buchino che abbiamo messo. Tutto è incastro, perfetto. Vai, puoi pure proseguire adesso. Quella era molto carina quella cosa. Poi rigiriamo il braccio e facciamo il pugno. Ok, aspetta. Facciamo ancora dall'alto. Dopodiché spostiamo il cannone in maniera dritta. Prova a girare verso destra, di qua. Ecco così. Così facciamo vedere com'è. Lato dritto e questo qua si piega, stesso meccanismo che abbiamo fatto con l'altro braccio. Vai. Occhio con le mani. Perfetto. Che quello consente di fare cosa, il fatto che si incastra in quella maniera? Che il braccio Consente rimane un po' più, vedi, un po' più, un po' diciamo, stabile, no? più stabile, grazie a che quando vado a ritrasformarlo si piega. Dopodiché abbiamo i cannoni che finalmente si alzano. Aspetta, fammi vedere, questa è la cosa più bella di tutte, secondo me. Grazie a questi pieghevoli che abbiamo aggiunto per fare questo movimento, diciamo, Oppa. riesce a trasformarsi in gamba. Piegando questo qui. Ok, faccio vedere anche l'altra gamba, così almeno. Aspetta, rivediamola da qua. Da Stessa cosa per l'altra gamba. qua. Aspetta, torna un po' indietro, fai vedere com'è. Ok. Sempre grazie ai pieghevoli. Cosa molto importante. Come vedete abbiamo già raggiunto, diciamo, la forma del corpo. Aspetta, adesso avvicina un po' così facciamo vedere il passo finale. Siamo quasi arrivati praticamente. Alziamo piano piano. Quelli che erano una volta erano quelli che proteggevano, diciamo, le ruote, no? Dopodiché li giriamo per farli diventare, diciamo, delle spalliere. E si può intravedere bene al centro la testa. Quindi adesso appoggialo, cercando di mantenerlo dritto, così facciamo vedere agli amici di YouTube il risultato finale. Ok. Adesso giro di lato. Ovviamente questa cosa dei pieghevoli consente anche di far camminare, diciamo, le Dare una gambe. sorta di. Camminata. Aspetta, adesso giro tutto quanto. Gira tutto quanto. Grazie sempre alle ruote possiamo farlo, diciamo, girare. Camminare una volta che è in Camminare. mezzo. Chicco, adesso se vuoi, velocemente, puoi cercare di,
Mi trasformo. Aspetta, aspetta, lascia un attimo senza niente, che lo tengo un attimo io così, lascia le mani. Ok. Naturalmente fai vedere un attimo le braccia come si muovono anche perché. Braccia, grazie ai piedi si possono muovere e grazie alle stesse strutture di prima possono fare questo movimento, diciamo, tramite il gomito. Ok, dai, puoi anche procedere alla ritrasformazione. Ora la mappa dritta. Vai, così è Dopodiché perfetto. pieghiamo le gambe in questo modo, come abbiamo fatto prima. Cominciamo Occhio con la mano davanti. dentro. Opla. C'è un po'. Scusate, Chi come sa che l'hai messo male? Lo devi mettere più su. Ah, giusto. Ecco, ora vedi che va. Disincastra, stessa cosa per la gamba destra. Pigliamo il braccio in questo modo. Lo lasciamo così per dare al movimento delle spalliere. Quello che temevo. Vabbè, tranquillo. Oh, mo se pure non escono tutti, sta strano. Ti qua vedo di mettere la mano davanti. Ancora è bello. Dopodiché leggermente. Si sono attaccate. Vabbè, dai, succede. Non ti emozionare. Non è che c'è sta nessuno che ti Dopodiché giudica. mettiamo questi qua qui. In questo è riprendere questo modo. Ah, ma. Tu, io. Agganciamo Davvero io. questo qui qua sopra. Rigiriamo e chiudiamo e qui viene fuori il paraurti. Stessa cosa per l'altra spalliera, diciamo, che man mano si chiude e viene fuori. Sì, se non un po' attacchi con la mano lo metto davanti. Ecco, Aspetta. fammi vedere così. Pian piano anche il cannone si ritrasforma. Ok, lo rimettilo come stava. Facciamo vedere il mezzo. Dritto. Vabbè, con qualche piccolissimo intoppino, poi ci siamo riusciti a far vedere ai nostri amici di YouTube la tua fantastica creazione. Stupenda. E vi promettiamo, che cosa vi promettiamo ai nostri amici? Che in Che futuro. in futuro faremo altre invenzioni, diciamo, come questa. Partorite dalla mente geniale del mio cuginetto. Ecco, questo è solo l'inizio. E la prossima? A cosa pensavamo? A un bel. Un bel jet, un caccia, un cosa del E genere. naturalmente cerchiamo di fare delle trasformazioni sempre più elaborate. Questa è molto elaborata, ma cercheremo sempre di essere, come si dice, più bravi, no? Ok, manda un Abbastanza saluto, bravi. Chicco. Un saluto agli amici di YouTube. Ok, ciao a tutti.